Salve gente, eccomi tornato. Dopo l'ennesima lunga pausa sono qua. Lo so che sono indietro con diverse recensioni tipo Mulan e New Mutants, ma non sono proprio riuscito a farle e ora mi sembra un po' troppo tardi per uscire. Se qualcuno tra voi però vuole proprio sapere che cosa ne penso dei vari film che escono al cinema, semplicemente seguitemi su Instagram che quando vado a vedere un film e torno scrivo le mie prime impressioni in un Instagram Story. Quindi insomma, se vi va di sapere tutto e di parlare un po' con me, seguitemi su Instagram che lì ci sono sempre. Comunque siamo qui per parlare di WandaVision e parliamo di WandaVision. Prima di guardare il trailer però voglio parlare ancora una volta di queste serie Marvel. Come ho già detto più volte in passato, io mi sento molto sovraesposto ai prodotti di supereroi, tra il canale YouTube, il cinema e le serie, tutto, ne ho un po' troppo, ecco, diciamo così. Diciamo che il tempo che dedico a consumare prodotti supereroistici si è limitato molto, soprattutto a pochissime serie TV e ai film che escono al cinema. E quindi, come dicevo, è abbastanza improbabile che io decida di guardare queste serie di Disney Plus. Ma essendo che questo trailer di WandaVision è il primo trailer di tutte le nuove serie che usciranno, sono abbastanza curioso per capire un po' che cosa devo aspettarmi. E dico così perché tra il vedere la seconda stagione di The Boys o questa prima stagione di WandaVision, sinceramente preferisco la prima perché almeno non è la solita roba, diciamo. Chiaramente non voglio escludere nulla, voglio proprio guardare questo trailer per capire se effettivamente vale la pena guardarli. Comunque ho parlato fin troppo per i miei standard, guardiamo insieme questo trailer. Ok, l'ambientazione già la conoscevamo. Wanda e Visione, una bella coppia. Questa è casa nostra ora, dobbiamo adattarci. Oh, sarà memorabile! Da dove vi siete trasferiti? Da quanto siete sposati e come mai non avete ancora figli? La nostra storia. Un po' di cazzi propri qua. Credo che mia moglie volesse dire che noi ci siamo trasferiti da dove? Sposati quando? Maledizione, perché? Oh, Arthur, smettila! Smettila, smettila, smettila! Sta succedendo davvero. Sono morta. No. Perché pensa questo? Perché voi lo siete. Siamo una coppia insolita, sai? Oh, questo non è mai stato in dubbio. Ma questo, come sospettavo, era più un teaser che un trailer vero e proprio. Comunque lo riguardo una seconda volta e ne parliamo. Quindi, gente, come dicevo, questo si tratta più di un teaser trailer, quindi ci sono ancora moltissime cose che non possiamo sapere. Ma ci sono comunque un paio di cose di cui vale la pena parlare. Prima però, le mie impressioni. Questo trailer, sinceramente, nonostante abbia un paio di cose interessanti, non mi ha colpito particolarmente. Non mi è venuta voglia di volerne sapere di più o di voler guardare la serie, diciamo. Questo teaser alla fine non mi ha lasciato nulla e, come dicevo all'inizio, sono ancora poco convinto di voler guardare queste serie. La cosa interessante è che a quanto pare la serie si rifà un po' alla storia di House of M, dove, per farla breve, diciamo che Wanda si costruisce una sorta di realtà perfetta all'interno della sua mente usando i suoi poteri. Infatti, in una delle scene del teaser vediamo Wanda cambiare l'arredamento della casa con i suoi poteri. Se la serie deciderà di seguire questa storia in cui appunto è Wanda che ha creato la sua realtà, sicuramente possono tirare fuori qualcosa di interessante. L'altra cosa che diciamo mi ha sorpreso è stato vedere il personaggio di Monica Rambeau, che è la ragazza che viene lanciata fuori dal portale di notte, che sinceramente non conosco molto bene, ma è una sorta di Capitan Marvel numero 2. E questa cosa mi ha fatto anche storgere un po' il naso, perché se vogliono davvero collegarsi a Capitan Marvel, tra tutti i film a cui potevano collegarsi hanno scelto uno dei più deboli dell'intero universo cinematografico. Perché, come ho detto esattamente nella recensione e sono disposto a ripetere ora, Capitan Marvel è un pessimo film. Quindi niente gente, con una certa delusione dico che questo teaser non mi ha lasciato niente, non sono interessato a guardare la serie per ora. Bisognerà aspettare magari un trailer più lungo e più approfondito per capire se effettivamente vale la pena guardare queste serie della Disney. Comunque gente, non voglio dilungarmi oltre, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo teaser, cosa vi aspettate, insomma tutto quello che volete, scrivetelo nei commenti. Io per questo breve video concluso e vi saluto. Ciao a tutti!